Ben ritrovati al Lupus in Fabula. Siamo in compagnia del medico veterinario Danilo De Pasquale, esperto in medicina degli animali esotici. Voglio ringraziare il Centro Veterinario San Francesco, come sempre disponibile ad ospitarci. Oggi parleremo di pappagalli. Sì, siamo in compagnia di Pablo, che ci dà proprio modo e spunto per parlare di questi splendidi animali. Quali parametri dobbiamo valutare prima di accoglierli in casa? La scelta di portare in casa un pappagallo deve essere una scelta ragionata. Esistono tante specie con esigenze diverse, diverse per dimensioni, quindi anche lo spazio di cui hanno bisogno è diverso. Però dobbiamo sempre considerare che sono animali che richiedono delle attenzioni e anche il tempo che abbiamo a disposizione da potergli dedicare è un fattore molto importante che va considerato prima di acquistarli. Qui c'è qualcosa che... Sì, volevamo parlare un attimo del riconoscimento del sesso anche. Ci sono delle differenze di specie, alcune specie hanno un dimorfismo sessuale e quindi hanno delle caratteristiche esteriori che ci consentono di distinguere i maschi dalle femmine, per tante altre specie invece non è possibile poter riconoscere il sesso all'esterno semplicemente. Allora esistono fondamentalmente due metodiche per l'identificazione del sesso: o la ricerca del DNA eseguita da un laboratorio su sangue, su penna, in modo da identificare un DNA maschile o femminile, oppure, e questa è una metodica che è nata prima, l'endoscopia. L'endoscopia consente, con una microchirurgia fondamentalmente, di andare a valutare all'interno se è presente un testicolo o un ovaio e quindi poter distinguere il sesso. I pappagalli sono animali che in linea di massima, qui vediamo Pablo, è un animale allevato, un pappagallo, una calopsite allevata allo stecco, e quindi interagisce con l'uomo in maniera per lui molto più semplice e naturale, perché ha finito l'ultima fase dell'imprinting con l'uomo, con l'allevatore che lo ha svezzato. Cosa significa allevamento allo stecco? Perché non tutti i nostri telespettatori conoscono questo tipo di allevamento. Certamente, l'allevamento allo stecco viene praticato da alcuni allevatori e consiste nel togliere i pulli, quindi i giovani pappagalli, dai genitori, o si dice allo stecco perché con certi uccelli si utilizza uno stecco per imbeccarli, oppure vengono tolti dopo alcuni giorni che hanno fatto, diciamo, con i genitori una prima fase di sviluppo. Questo consente di concludere, completare o avviare l'imprinting su l'essere umano, rendendoli di certo molto più fiduciosi e aperti al rapporto e al contatto con l'uomo, e quindi animali ben disposti anche all'interazione e al contatto diretto in maniera semplice. Purtroppo può portarsi dietro però delle conseguenze spiacevoli. Spesso sono pappagalli stressati, sono pappagalli che non riescono a trovare soddisfazione nel rapporto con l'uomo in maniera completa. Possono essere soggetti quindi che presentano fobie, presentano atipie comportamentali anche molto serie. Con altri pappagalli invece allevati dai genitori si può riuscire ad avere, a instaurare un buon rapporto di fiducia. Ci vuole pazienza, ci vuole manualità, ci vuole esperienza, ma si possono ottenere buonissimi risultati. Molto molto importante considerare la possibilità di dare una vita fuori dalla gabbia a questi pappagalli, in casa, in sicurezza, sempre sotto la supervisione dei proprietari. Come facciamo a mettere in sicurezza il luogo a loro dedicato? Allora, intanto ci sono delle regole generali che vanno sempre rispettate. Diciamo che esistono degli spazi, delle stanze in casa che dovrebbero essere quantomeno precluse, e di solito la cucina, soprattutto mentre si cucina, è un ambiente off limits, perché c'è una buona possibilità di intossicarli con i vapori del teflon, delle pentole antiaderenti. La cucina è una stanza dove frequentemente ci sono sbalzi di temperatura, temperature molto alte, poi cambiamo l'aria nella cucina, entra l'aria fredda, assolutamente non è una buona stanza per loro. Qu-
qual è l'alimentazione consigliata? In passato venivano utilizzate esclusivamente delle miscele di semi e il seme di girasole è stato per tanto tempo la ghiottoneria utilizzata in maniera principale per la loro alimentazione, ma è un'alimentazione sbilanciata e squilibrata. Vediamo qui Pablo mangia i suoi estrusi, che sono sicuramente una base della dieta sicuramente più equilibrata, più bilanciata. Dovremo sempre integrare la loro alimentazione con della frutta, frutta fresca quotidianamente, delle verdure, quindi rendere varia l'alimentazione. La dieta esclusivamente con i semi secchi predispone a delle carenze molto molto serie e spesso all'obesità, gli animali anziani può anche diventare fonte causa di arteriosclerosi, quindi patologie molto molto gravi. Come dimostrano lo stress? La prima risposta che tutti si aspettano è relativa al piumaggio. Gli animali che hanno pappagalli che hanno un bel piumaggio manifestano uno stato di benessere sicuramente. I pappagalli che hanno un piumaggio in cattive condizioni, non lucido, non brillante, non aderente al corpo o rovinato dall'autodeplumazione, possiamo pensare allo stress come una delle cause, non l'unica, perché una condizione di stress cronica determina immunodeficienza, quindi un abbassamento delle difese immunitarie e predisposizione a contrarre tutte le altre patologie, ma anche condizioni comportamentali che possono arrivare a sfociare a volte nell'aggressività, possono sfociare a volte nella gelosia o nella ansia, vera e propria crisi di ansia vera e propria. Ci sono alcune specie che hanno libera vendita, altri che hanno bisogno di un documento per essere venduti. Sì, assolutamente è vero, anche i pappagalli, anche alcune specie di pappagalli, direi la maggior parte delle specie di pappagalli rientrano nella Convenzione di Washington, quindi hanno necessità di essere accompagnati da un documento CITES. È bene che informarsi prima di acquistare un pappagallo per sapere quali documenti devono essere rilasciati insieme al soggetto. Alcuni devono essere anche identificati con un anellino alla zampa o con il microchip. Io ringrazio il dottor De Pasquale e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a voi.